cari amici dell'Automoto Club storico italiano, caro presidente Roberto Loi, cari amici della FIVA, caro presidente Patrick Rollet e tutti voi partecipanti a questo importante convegno. Io sono molto contento di potervi portare il saluto e le congratulazioni dell'UNESCO a questa vostra importante iniziativa che cade nel 50° anniversario della Federazione Internazionale. Mi scuso per non poter essere con voi oggi, avrei voluto esserci, avevo fatto un piano per esserci, ma purtroppo impegni istituzionali mi hanno trattenuto e non posso essere con voi fisicamente, ma lo sono con il pensiero e lo sono soprattutto con l'amicizia che l'UNESCO e la FIVA hanno stabilito. Noi abbiamo avviato un rapporto di collaborazione, un accordo tecnico di collaborazione che si concretizzerà quest'anno in occasione del vostro 50° anniversario con una grande manifestazione che si terrà qui all'UNESCO in novembre. La stiamo tutti aspettando con grandissimo interesse perché l'amore che voi portate per i veicoli antichi in gran parte coincide con quello che l'UNESCO porta per il patrimonio. Quando incontro i vostri rappresentanti, l'ambasciatore Karam, il presidente Rollet qui a Parigi, mi rendo conto che parliamo la stessa lingua, usiamo gli stessi vocaboli, parliamo di uno stesso spirito, la conservazione delle tradizioni, la conservazione del patrimonio. Noi lo facciamo sui grandi monumenti del mondo, lo facciamo sulle tradizioni storiche delle popolazioni, delle comunità, sui saperi antichi, e sapete quanto è difficile oggi operare questa conservazione in momenti così complicati, soprattutto in certe regioni del mondo, nel Medio Oriente, dove i conflitti hanno danneggiato moltissimo il patrimonio. E voi lo fate su un altro oggetto, le automobili, le moto storiche. Io sono il beneficiario di questa meravigliosa rivista che voi fate, La Manovella. La leggo sempre con grande passione perché vi vedo dentro uno spirito particolare, lo spirito, diciamo, l'amore per la tradizione, l'amore per lo studio della tecnica, ma anche l'amore per il design, l'amore per e l'interesse per la realizzazione di questi oggetti della nostra vita quotidiana che sono le automobili, le moto, eccetera, eccetera. Quindi sono anch'io in piccola parte un aficionado della manovella e la leggo con grande interesse. Io vorrei soprattutto fare gli auguri a questa vostra manifestazione di successo. È una manifestazione che precede di poco tempo, di qualche settimana, il grande evento di Parigi. Spero quindi che ci vedremo a Parigi in novembre e spero che continueremo questa interessante strada di collaborazione nel futuro. Grazie ancora a tutti e mille auguri per il vostro convegno.